La tragedia epocale della sinistra italiana e forse europea è compendiata, potremmo dire su un piano altamente simbolico, nel passaggio dalla nobile figura di Antonio Gramsci a personaggi come Massimo D'Alema o Walter Veltroni, personaggi dei quali si potrebbe dire ciò che diceva Shakespeare nei suoi sonetti: più delle erbacce puzzano i gigli marciti. Cioè personaggi che hanno abbandonato totalmente il sogno desto di Gramsci e di Marx dell'emancipazione universale e della lotta in difesa dei diritti sociali e degli ultimi, e sono passati armi e bagagli all'accettazione totale del regime della produzione capitalistica, sostituendo, questo è il punto, la nobile lotta per i diritti sociali dei lavoratori e degli oppressi con la lotta per i diritti civili. I quali diritti civili di per sé sono un'ottima cosa, sia chiaro, ma diventano qualcosa di negativo quando vengono utilizzati per oscurare i diritti sociali, portando al tragico paradosso di certi partiti dell'odierna sinistra per i quali il diritto al matrimonio gay diventa più importante del diritto per i diritti, per la lotta per i diritti sociali e per i diritti dei lavoratori, o se volete anche al paradosso per cui il diritto alla legalizzazione delle droghe diventa più importante della lotta per l'emancipazione sociale e per i diritti di tutti. Questo paradosso della sinistra, che si compendia appunto in un passaggio, potremmo anche dire, dalla lotta per l'emancipazione, dalla lotta contro il colonialismo e l'oppressione, alla lotta per la droga e il sesso liberi, sono sotto gli occhi di tutti e rappresentano un processo di decadenza totale della sinistra. Oggi la sinistra è una sinistra, utilizzo la formula che usava sempre Costanzo Preve, è una sinistra antiborghese e ultracapitalista, è una sinistra che porta avanti come proprio ideale di riferimento la lotta contro i retaggi della cultura borghese, matrimonio, famiglia, Stato, scuola, senza accorgersi che è il capitale stesso dal 1968 ad oggi a portare avanti questa lotta, dissolvendo la scuola, la famiglia e lo Stato come ultime barriere in grado di porre limiti al dilagare onnipervasivo della forma merce. La sinistra, da questo punto di vista, non smette di lavorare per il re di Prussia. Tutte le sue battaglie oggi sono battaglie che a un'attenta analisi si rivelano essere pienamente compatibili e di più funzionali con l'ordine capitalistico globalizzato. Questo è il paradosso della sinistra. Il capitale oggi, proprio perché totalitario nell'epoca post-1989, non è di destra. Si riproduce invece in maniera totalitaria, a destra nell'economia, tramite la liberalizzazione selvaggia di tutto, al centro nella politica, dove lo scenario è invaso totalmente da due finti opposti di centrodestra e di centrosinistra perfettamente interscambiabili, e a sinistra si riproduce nella cultura, cioè nella cultura tipica dell'odierna sinistra passata dal nobile Gramsci a personaggi come D'Alema e come Veltroni, la cultura appunto che ha come proprio orientamento la lotta contro i retaggi della civiltà borghese, la lotta contro la scuola, contro la famiglia e contro lo Stato, che sono appunto le lotte stesse che il capitale porta avanti quotidianamente. Per questo abbiamo oggi il paradosso di un capitalismo che culturalmente è gauchiste, cioè super di sinistra, potremmo dire, e il capitalismo stesso a promuovere la globalizzazione internazionalistica contro il vecchio sistema degli stati nazionali, e il capitalismo stesso a promuovere la dissoluzione della famiglia come ultimo residuo di comunità che lotta contro l'individualismo estremo elevato dal capitale a unico orizzonte di senso. È il capitalismo stesso a promuovere la dissoluzione della scuola come formatrice di uomini, sostituendola con la scuola azienda che eroga debiti e crediti, che distribuisce debiti, crediti, abilità e competenze. Da questo punto di vista lo scenario è tragico ma non serio, ed è da questo punto di vista che io personalmente vado da tempo sostenendo la necessità di ripartire da Marx e da Gramsci, utilizzando Marx e Gramsci come, potremmo dire, sineddoche che allude a una batteria di passioni antiadattive, o direbbe Gramsci, allo spirito di scissione contro l'odierno regime capitalistico dominante. Il guaio della sinistra sta tutto nel fatto che essa è il problema e pensa di essere la soluzione.
Da questo punto di vista io dico che se la sinistra smette di interessarsi a Marx e a Gramsci, occorre smettere di interessarsi alla sinistra. Occorre cioè ripartire dal nobile progetto di Marx e di Gramsci, la società giusta basata su rapporti orizzontali fra liberi e uguali, e quindi lottare contro l'odierna sinistra con la sua tragica e penosa convivenza con il capitalismo dominante.